Sono circa le ore 21 di domenica e mi trovo proprio nelle vicinanze della stazione, la strada che porta appunto alla stazione via Duca d'Aosta, completamente buia. Sembra davvero, è un'immagine spettrale, sembra l'inferno dantesco. Non voglio enfatizzare, non voglio esagerare, ma vorrei far capire all'amministrazione comunale, al sindaco Melucci, al vice sindaco, nonché assessore allo sviluppo economico, al turismo Fabrizio Manzulli, che evidentemente non hanno idea di cosa significhi fare turismo, promuovere il territorio, perché non è possibile assistere a una situazione del genere. Un tratto di strada fondamentale, il biglietto da visita, tu arrivi alla stazione e anziché avere un'immagine di luce, tu hai un'immagine spettrale, di buio. Aggiungasi il fatto che alla stazione di Taranto il bar non esiste, è chiuso da anni. Aggiungasi il fatto che si verificano proprio a causa di queste condizioni di buio, di degrado, numerosi episodi di criminalità che hanno visto anche vittime le forze dell'ordine. Ebbene, purtroppo questa è la situazione. Guardate, un buio davvero spettrale, è una situazione vergognosa. E voi avete il coraggio, signori dell'amministrazione Melucci, di parlare di turismo? Ve la profumate con i giochi del Mediterraneo? Volete confrontarvi con le altre realtà europee? Andate, mandate Mattia Giorno di qua e di là in giro per l'Europa con impiego di denaro pubblico, lecito, ma inutile, perché questa è la realtà. Melucci, tu racconti favole, racconti chiacchiere, stai ingannando i tarantini e stai ingannando politicamente l'Italia intera, perché l'Italia intera deve sapere che questo è Taranto, non le favole che vai a raccontare. Porta queste immagini nei confronti che fai con le altre città. Tanto abbiamo capito che oramai a te non te ne frega più niente di Taranto, perché ormai sei al secondo mandato. Tanto non puoi più fare il terzo mandato consecutivo e punterai alla scalata in Parlamento. Chi ha avuto ha avuto e chi ha dato politicamente parlando. Ma questo devono sapere i tarantini, e già lo sanno e lo vivono. Questo devono sapere coloro i quali ancora abboccano agli inganni di Melucci. Ora basta! Mi vergogno di questa Taranto! Mi vergogno! E mi vergogno di questa amministrazione comunale! Che non ha il coraggio neanche di dialogare col consiglio comunale, un sindaco che non si presenta neanche ai consigli. Ma che sindaco è? Ma che sindaco abbiamo? Vergogna! Questo è Taranto, che piaccia o no, e siamo nel pieno periodo natalizio. Sembra l'ultima delle periferie. Sparite dalla circolazione politicamente, andatevene a casa. Avete solo distrutto Taranto. Fermiamo questa emorragia.